Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente oggi è arrivato il giorno dell'uscita ufficiale di Alexa. Finalmente è arrivata in Italia. Io ho acquistato Echo Dot, la versione diciamo quella più economica e soprattutto quella più piccola di dimensioni, perché volevo fare un confronto con il suo diretto concorrente, cioè Google Home Mini. Avendo già questo, ovviamente mi sembrava giusto fare un confronto con il prodotto, quello diciamo simile a questo, che è la versione Dot di tutta la serie Echo. Quindi ragazzi, ovviamente mi è arrivato oggi, perché oggi per i comuni mortali l'uscita ufficiale è oggi, quindi la consegna è stata oggi. Ovviamente ci sono già altri video, ce n'è così su YouTube di gente che ovviamente riesce ad averlo prima dell'uscita. Ovviamente io no, non sono tra quelli. Quindi ragazzi, adesso facciamo un veloce unboxing e dopo facciamo le prime prove con questo Alexa Echo Dot. Quindi adesso unboxing, non l'ho ancora aperto, è ancora sigillato, lo sto aprendo anch'io per la prima volta adesso con voi. Via il cellophane, taglierino per tagliare ovviamente il sigillo. Andiamo ad aprirlo. Ecco qua che subito sopra abbiamo il nostro Echo Dot. Echo Dot. Quindi questo è l'Echo Dot. Adesso lo accantoniamo un attimo, che guardiamo cosa c'è nella confezione. Manuale di istruzioni, che mettiamo da parte. Qua abbiamo un altro, cose diciamo per la garanzia e tutte le cose della sicurezza, blah, blah, blah. Ok, apriamo qua sotto e abbiamo l'alimentatore e il cavetto per alimentare il nostro Echo Dot. Quindi via la scatola e mettiamo qua l'Echo Dot. Andiamo a togliere la pellicola, quindi sempre un momento bellissimo quello delle pellicole. Facciamo silenzio. Via la pellicola. Ecco che abbiamo l'Echo Dot. Questo invece è Google Home Mini. Quindi vedete, io ho acquistato apposta questo per avere un confronto diretto con il prodotto di casa Google. Diciamo che non so, sì, si assomigliano, no, non è vero. Carino l'Echo Dot, però ha i pulsanti diciamo visibili, mentre Google Home Mini, quello per abbassare e alzare il volume, diciamo che è sotto e non si vede, perché comunque è una sorta di touch, nel senso che basta appoggiare il dito, abbassa e alza il volume, mentre qua i tasti sono diciamo visibili, anche se non sporgenti, però comunque visibili. Qua abbiamo quattro microfoni che dovrebbero assicurare una comunicazione ottima con il nostro Echo Dot, quindi con Alexa. Adesso spostiamo un attimo Google Home Mini, però anche il peso, questo qua, vabbè, non è che sia importante perché non è che si porta in giro, però questo è molto più pesante, cioè quello di Amazon è molto più pesante rispetto a quello di Google. Adesso spostiamo un attimo questo e andiamo subito a configurare il nostro Echo Dot. Quindi spostiamo anche i manuali che non ci servono, prendiamo il cellulare, perché comunque per configurare Echo Dot abbiamo bisogno del nostro cellulare, ovviamente, che comunque ci servirà per configurarlo, poi ovviamente poi non ci serve più per farlo funzionare. Quindi andiamo ad attaccare la corrente di questo. Ok, andiamo ad attaccare il cavetto dell'alimentazione. Qua abbiamo anche un'uscita jack per collegare comunque un qualcosa di esterno a livello di autoparlante, se si vuole ovviamente migliorare quello che è la qualità a livello di uscita audio. E qua vediamo già che si illumina il nostro Echo Dot. Adesso andiamo ad accenderlo con la configurazione con il nostro smartphone. Quindi bisogna scaricare ovviamente l'applicazione Amazon Alexa. Una volta scaricata la si configura, ovviamente si usa l'account che già usiamo per accedere, quello che usiamo normalmente per gli acquisti su Amazon. Lo sta facendo? Ok, è uscito del rumore, o meglio è uscito del suono. Quindi vediamo, okay. Aggiungi il dispositivo. Pour commencer, télécharger l'application Alexa. Amazon Echo. Ciao,
Per continuare, scarica l'app Alexa. Vedete che già ci suggerisce in tutte le lingue di scaricarla. Alexa. Ok, adesso vado a selezionare ovviamente il mio prodotto che è Echo Dot di terza generazione. Quindi, ok, a posto. Ok, seleziona la tua rete Wi-Fi. Che va a configurarsi ovviamente con Echo Dot, perché lui una volta che si associa alla rete Wi-Fi, quindi diventa tra virgolette indipendente poi dallo smartphone. Quindi vado a selezionare la mia rete Wi-Fi, vado a inserire la password, quindi connessione di Echo Dot al Wi-Fi in corso. L'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti della Madonna per connettersi alla rete Wi-Fi, quindi vediamo che si sta connettendo. Intanto preparo già qua anche una lampadina, non so se la vedete, sposto giù un attimo l'Echo Dot, la lampadina Philips Hue, così facciamo anche la prova a accendere e spegnere le luci con questo Echo Dot. Ok, il tuo Echo Dot è connesso al Wi-Fi, tocca per continuare. Ok, quindi l'abbiamo connesso. Il tuo dispositivo è pronto. Ok, ce l'ha anche detto che il dispositivo è pronto. A questo punto, per aumentare l'esperienza con Alexa, ovviamente bisogna installare le skill. Le skill sono, diciamo, delle applicazioni che vanno installate con cui dopo Alexa comunicherà per darci le informazioni riguardanti determinati argomenti. Ovviamente vedete che ci sono varie categorie, vabbè, nuovi arrivi, affari, finanza, casa intelligente, cibo, bevande. Vedete che all'interno di ognuna di queste, tipo facciamo casa intelligente per dire. Ok, adesso vediamo che le carica, abbiamo tutte le skill diciamo a livello di domotica di casa che sono in questo momento abilitate in Italia per l'uso con Alexa. Una cosa che mi dispiace è che io ho come antifurto iSmart Alarm, che è un antifurto smart americano, ma che è compatibile con Alexa, però in questo momento è compatibile solo con Alexa negli States, quindi purtroppo in Italia in questo momento non c'è la skill, quindi non è possibile usare Alexa con questo antifurto, e questo mi spiace perché comunque l'antifurto ce l'ho, Alexa è diciamo compatibile con questo antifurto, ma non in Italia, almeno per adesso. Quindi andiamo avanti, andiamo a provare qualcosa. Ovviamente io avevo già installato la skill tipo della Philips Hue per accendere e spegnere le luci di casa, ovviamente visto che ho praticamente la casa con Philips Hue quasi dappertutto. Quindi cosa succede? Che noi andiamo a selezionare la skill. Una volta installata la skill Philips Hue, dovete andare a dire ad Alexa di fare la ricerca dei dispositivi, perché questo gli permette di fare una ricerca che dura circa 20 secondi. Alexa farà una ricerca e troverà tutti i dispositivi disponibili, quindi le luci, gli scenari, in questo caso delle luci, quindi tutto quello che c'è in quel momento di configurabile con la skill che avete installato. Una volta che il dispositivo ha ricevuto un aggiornamento importante, verrà riavviato. Potrai ricominciare a usarlo tra poco. Ok, si è pure aggiornato mentre stavo parlando con voi, quindi cosa vogliamo di più? Fa pure gli aggiornamenti da sola, l'ho appena tirata fuori dalla scatola e già si aggiorna. Quindi ragazzi, adesso continuiamo e facciamo ancora un po' di prove, proviamo a accendere e spegnere le luci e gli facciamo fare qualcosa da Alexa giusto per capire le sue potenzialità. Quindi proviamo a accendere e spegnere le luci Philips Hue. In questo caso c'ho la lampadina proprio messa qua davanti, quindi andiamo a dirgli: Alexa, accendi luce studio. Ok. Ah, dice pure ok come lo dico io, quindi vedete che la lampadina si è accesa. Adesso gli diciamo: Alexa, spegni luce studio. Ok. Ok, vedete che ha spento la luce. Adesso proviamo a fargli fare qualcos'altro, proviamo a fargli cantare, vedete che qua c'è un suggerimento, inno d'Italia, proviamo cosa c'è da provare, facciamo questo. Alexa, canta l'inno italiano. Fratelli d'Italia, l'Italia. Alexa, basta. Ok, avete visto che l'inno italiano l'ha fatto. Proviamo a far chiamare, cioè a livello di fargli fare una telefonata. Alexa, chiama Andrea Montanari. Sto chiamando Andrea Montanari. Ecco, vedete che mi sta chiamando, quindi io potrei accettare o rifiutare. Proviamo a rifiutare ovviamente, però vedete come mi ha chiamato subito e senza troppe storie.
Ragazzi, adesso proviamo a fargli riprodurre un brano musicale in base a quello che usate come, tra virgolette, operatore streaming. Ovviamente lo abbinate, andate qua, vedete, selezionate, vedi, altri servizi di musica streaming, cliccando qua potete andare a selezionare cosa usare, vedete, se Amazon Music o Spotify o TuneIn. Quindi selezionate quello che volete, in questo caso io ho come si dice, associato Amazon Music, quindi proviamo a chiedergli qualcosa. Alexa, riproduci Maneskin. Riproduco in ordine casuale i brani di Maneskin da Amazon Music. Hi everybody, this is Alexa, Maneskin. Basta. Ovviamente lo fermo, sennò prendo il copyright, però vedete come è veloce e reattiva nel fare le cose. Ovviamente la stessa cosa succede se avete associato Spotify, lei in automatico va a selezionare, diciamo, e a pescare all'interno di Spotify. Proviamo a chiedergli qualcos'altro. Alexa, che tempo fa oggi? A Barzano si prevede un allarme arancio per vento fino a martedì 30 ottobre, 18:59. Le previsioni attuali indicano 9 gradi Celsius con cielo prevalentemente nuvoloso. Per oggi è previsto tempo parzialmente soleggiato, con una massima di 10 gradi e una minima di 6 gradi. Alexa, metti Radio DJ. Radio DJ da TuneIn. Alexa, basta. Quindi ragazzi, vedete com'è, secondo me, molto reattiva. Secondo me è forse più reattiva di Google Home Mini, perché secondo me Google Home Mini non è male, perché comunque è sempre un prodotto comunque che non costa tanto, anche se, ripeto, Alexa in questo momento è scontata del 40%, quindi qualsiasi versione di Echo andate ad acquistare è scontata del 40% come prezzo di lancio. Quindi questo viene circa, la versione Dot, che è questa qua piccolina, viene circa 35 euro, essendo scontata del 40%, e così via. Anche le versioni più costose sono comunque per adesso scontate del 40%. E vi stavo dicendo, secondo me a prima impressione sembra molto più reattiva rispetto a Google Home Mini. Adesso proviamo a chiedergli qualcos'altro. Alexa, quanto ci metto ad andare a Milano? In base al traffico attuale, per andare a Milano impiegherai circa 1 ora e 2 minuti. Quindi vedete che è molto precisa anche in questo. Proviamo a chiedergli qualche stupidatella. Alexa, che colore è il cielo? Colore di cielo è blu. Alexa, perché il cielo è blu? La luce visibile di colore bianco che proviene dal sole è formata dalla sovrapposizione di vari colori. La luce blu è rifratta dalle più piccole particelle degli strati più alti dell'atmosfera ed è diffusa in tutte le direzioni. In qualunque direzione si osservi, una frazione di questa luce giunge ai nostri occhi. Quindi il cielo ci appare blu. Alexa, chi ha vinto l'ultimo Gran Premio di Formula 1? Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Messico 2018. Sebastian Vettel è arrivato secondo e Kimi Raikkonen è arrivato terzo. Lewis Hamilton Mercedes è al primo posto della classifica piloti di Formula 1 con 358 punti totali. Alexa, cosa ha fatto l'Inter ieri sera? Questo potrebbe rispondere alla tua domanda. Lunedì 29 ottobre in Serie A, l'Inter ha battuto la Lazio 3-0 a Roma. Quindi ragazzi, avete visto quanto può fare questo Alexa. Devo dire che secondo me è veramente, veramente precisa, è veramente reattiva nel rispondere e per adesso non ha sbagliato niente. Quindi ragazzi, secondo me se volete acquistare questo Echo Dot, acquistatelo, secondo me ne vale la pena. Il prezzo veramente è basso in questo momento, perché 35 euro secondo me è un ottimo prodotto, anche solo per fare riprodurre musica o chiedere cose o fare telefonate, cioè anche se non avete le luci Philips o Ikea o piuttosto che altre cose, non è importante, perché secondo me è utile per 35 euro veramente fargli fare cose stupide, anche magari far divertire i bambini che possono chiedergli cose idiote, tipo, non so, Alexa, mi racconti una favola? La fata della farina. C'era una volta una fata che viveva in una casa fatta. Alexa, basta.
Avete visto che anche un bambino può divertirsi a chiedere cose, sia cose stupide che cose comunque a livello di informazione, a livello di cultura, tra virgolette, essendo un bambino, comunque per un bambino cultura anche una cosa magari stupida. Quindi ragazzi, secondo me se volete acquistarlo è il momento giusto, con il 40% di sconto che adesso Amazon dà a questi nuovi prodotti eco. Quindi se questo video unboxing e prime impressioni e primo utilizzo vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su. Magari prossimamente farò un video confronto con Google Home Mini, anche se così a primo acchito, cioè a livello di prime impressioni, Alexa batte Google Home Mini di brutto. Quindi ragazzi, lasciate come al solito, ve l'ho già detto, un pollice su, sì forse ve l'ho già detto, ma niente, lasciate un pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo ovviamente nei prossimi video. Ciao!